Bella ragazzi, siamo i Gratred e bentornati sul nostro canale. Oggi siamo con In Segreto, quindi questo è il secondo episodio perché avete già visto quello sul cane di Dread. Spero per voi. E quindi cominciamo subito. O vuoi dire qualcosa? No, aspettiamo 10 minuti. Allora, vediamo di leggere gli stessi segreti che ho letto nel mio video. Ok, ogni volta torno a casa. Il primo. Random, così non capitano sicuro. Quando avevo 12 anni volevo a tutti questi una sorellina, così andai in camera dei miei genitori e bucai tutti i preservativi. Amo la mia sorellina e quando sarò abbastanza grande le dirò che è nata solo grazie a me. Cioè, la figlia più indesiderata della storia questa, ragazzi. Sporaccia, cioè, la più indesiderata della storia. Mi piace farmela leccare dal mio cane. Dopo averlo fatto mi vergogno tantissimo, ma godo troppo. Ma come convince il cane? Ti fai il corcantino su una cosa e hai fatto, va. L'altro giorno mi è venuta la fantasticherrima, sì. Da quant'è che non sento sto termine? Io 22 anni. Idea di coprire con una spugna sottile bagnata all'interno del cartone della carta igienica e ficcarci dentro il pene. Ci è scopato la carta igienica. Il risultato, cappella graffiata con tanto di sangue, giusto un pochetto. Questo però non mi ha certo impedito di concludere il lavoro. Cioè, si è scopato la carta igienica, raga. Tipo andate avanti senza di me. Per il futuro? Grande tutorial. Ho filmato la mia ex ragazza mentre mi faceva un servizietto, ho messo il video in rete. Ci sono masturbate almeno 3500 persone. Magari voi siete tra una di quelle. Pensate. Riflettete, è possibile. Da quando ho scoperto questo sito mi è quasi passata la voglia di bere troppo con gli amici. Troppa paura di trovarmi in una mega orgia gay. Beh, è una paura comune, direi. Cioè, tutti hanno paura di trovarsi in una mega orgia. Tutti quando escono il sabato sera dicono: no, non bevo perché sennò se dentro. Non è che mi è schianto la macchina, no, non vorrei dentro un'orgia gay, scusa. Non è che rompo il vetro della macchina di Dread, no? No, però, certo. Ho fatto sesso con un mio collega. Sì, qui. Fidanzato da 5 anni che convive. Nel suo letto con le foto di lei che mi fissavano. È stato orribile, ma allo stesso tempo molto eccitato. Ma pensavo sinceramente scomodo, alzo lo sguardo, c'è sta la moglie così. Ho creato un account fake ed ho stretto amicizia su Facebook con mio fratello. Lui ogni giorno mi racconta di avere un amico su Facebook con cui parlo sempre. Ogni volta gli sorrido, in realtà quell'amico sono io. Che stronzo. Poraccio. Quando glielo dice, tu guardi, in realtà il tuo amico sono io. Forever alone proprio. Sono a scuola e ho appena tirato una scoreggia ninja. Silenziosa, maledale. Spero la mia compagna di banco non se ne accorga. Sarà l'ottavo periodo tale che tiro in 3 ore. Oggi non riesco a leggere. Vaffanculo, caga. Ma tu non ti riesci mai a leggere. Dislessi. Ogni volta che vado al supermercato vedo sempre... Vado. Perché non riesco a leggere. Vado sempre a guardare il reparto dei giocattoli e se mi piace qualcosa lo compro proprio come quando ero più piccolo. Oh, che dolcione. Vedi? Dolcioso che sei. Sei troppo dolce. Cucciolo. Ho fatto per sembrare il prete. Un capettove. Alla parte del capettove. Mi sono immaginato il prete che mi serve. Manca. Quando ho 10 anni sono di essere una donna con le tette grandi. Non per farmi scopare da un uomo, ma per guardarmi allo specchio, toccarmi le tette e sgrettarmi tutto il giorno facendomi le facce da porca. Ed invece sono un energumeno ben poco femminile. Ma che sogno è? Mi sono immaginato sto camionista pelato che va a letto e sogna notte. Fa così e fa. Io vorrei poco che ci vedete, raga. Voi non mi capite. Sogno di essere una donna. Troppo lunghi. Ma che cazzo ci avete da dire, raga? Non è il diario. Qualche anno fa, intorno ai 12 anni, ero talmente arrapato che ho preso il mio cane femmina e me lo sono fatto leccare fino a venire. Mi faccio veramente schifo ogni volta che la vedo, mi sento terribilmente in colpa. Che schifo. Magari il cane gli è piaciuto e gli fai manda gli sguardi. Sì, va. Uff, uff. Sono capace di fare qualsiasi cosa se le persone me lo chiedono come una sfida. Non l'ho mai detto in giro a causa dei pericoli che questo fatto possa comportare. Questo fatto remixed by David Darrow. Tu immagini tipo lecca la merda, te spido. E quello lecca la merda. No, comunque voglio vedere i commenti di questo però. Leccati le sopracciglia. No, voglio proprio vederti. A infilarti una lampadina nel culo e a correre per 42 km e mezzo. Se ci riesci sei Iron Man. Quando prendo dei soldi dal mio salvadanaglio, gli parlo dicendogli. Salvadanaglio, sì, perché a Roma si dice aglio. Cioè. Gli parlo dicendogli quanti ne spenderò e lo rassicuro che non li spenderò tutti. Invece, quando aggiungo dei soldi, amico, come se. Io. Ehi. È stato un piacere, amico. Non mi ringraziare. Non mi ringraziare, dai. Ma che è sto rumore? Sta facendo una sega? No, il coniglio. Sta facendo una sega? Sta bevendo. Pensa se un giorno lo trovi con beverino in culo. Poi scrive su In Segreto. Un giorno. E mio padrone faceva il video su In Segreto. Sono masturbata con il beverino dell'acqua. Quando mi trovo di fronte ad un muro
Pure a mattoncini comincia a battere a gruppi di 5 ogni mattone. Cambiando combinazione di mattoni sperando che la parete mi si apra e faccia la parete. Ma non sa bene. Ma penso che ci sta gente. Allora ragazzi, se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare un like. 10 dai. 10 stavolta. 10k like. 10k like. Tutti i cazzo dei giorni. Tutti. Comunque, non fotti quei ragazzi pazzi dei palazzi. In descrizione c'è la nostra pagina Facebook e il mio canale. E il suo canale. Come prima. Ha bisogno di iscritti, quindi passate sul suo canale perché ho bisogno di iscritti. Hai bisogno di iscritti. Perciò noi ci vediamo al prossimo video ed è grazie a tutto. Bella. Bella. Yeah.